L'immagine del gregge omologato ha una lunga storia nella tradizione del pensiero occidentale. La si potrebbe addirittura trasformare in oggetto di una ricerca nel senso della storia dei concetti di Reinhard Koselleck o anche nella storia delle metafore sviluppata da Hans Blumenberg. L'immagine del gregge omologato, belante, acefalo e non pensante, attraversa in effetti più o meno carsicamente o più o meno apertamente, a seconda dei momenti storici, l'intero corso della nostra tradizione. Lo si rinviene, ad esempio, chiaramente espresso nella Repubblica di Platone, dove l'immagine del gregge è quella del gruppo di maiali dediti solo ai piaceri del ventre, si intrecciano senza soluzione di continuità. Anzi, a rigore si potrebbe ragionevolmente sostenere che l'intero impianto della politeia platonica è strutturato secondo la dicotomia alto-basso, che si struttura a sua volta secondo le due dimensioni di movimento, quella anabatica che conduce verso l'alto, la risalita dall'antro caliginoso, e quella verso il basso che corrisponde invece alla catabasi, alla discesa nell'antro platonico per liberare i prigionieri. Non per caso la Repubblica di Platone si apre con un verbo, kateben, io scesi, l'auristo di katabaino, che significa appunto io scesi. Socrate racconta di essere sceso al Pireo, che è in posizione declinante rispetto all'Acropoli, per discutere di giustizia, o meglio, per partecipare a una festa, e poi si è trovato, per così dire, costretto a fare una discussione sul tema della giustizia con Polemarco, con Adimanto, con Glaucone e con gli altri ospiti intervenuti, tra cui il ferino Trasimaco. Ma naturalmente la catabasis in questione non è solo quella materiale al Pireo, ma è anche quella metaforica del filosofo che ridiscende dopo aver contemplato Tofos, la luce, ridiscende nell'antro caliginoso umbratile per condurre verso la luce e la verità e la libertà i cavernicoli che non sanno di essere tali. Il decimo libro della Repubblica poi si chiude con una risalita. Bisogna saper sempre tenere la via eisto-ano, verso l'alto, è la conclusione del mito di Herr, con il quale Platone sottolinea l'importanza di compiere l'anabasi, la risalita. Dopo la catabasi deve venire la risalita. Ecco, questa dicotomia tra basso e alto dà luogo anche a una dicotomia fra la città ideale, Callipolis, che non per caso è situata ento urano, dice Platone, nel cielo, è un paradigma in cielo, in alto, celeste, per guardare il quale occorre sollevare lo sguardo eistofos verso la luce. E dall'altra abbiamo invece la città dei porci, come Platone stesso la chiama, la città delle gregge e degli armenti, di coloro i quali guardano in basso, guardano sempre in basso, dedicandosi ai piaceri del ventre, come un gregge omologato che è, per così dire, guidato, diremmo con le sintassi del Fedro, dal cavallo nero, dal cavallo dell'epizumia, del desiderio, il cavallo nero dell'anima, che poi ha un suo equivalente, come sappiamo, nella partizione della polis, dove la casta dei lavoratori corrisponde al prevalere del cavallo nero dell'epizumia. Il cavallo nero dell'epizumia prende il sopravvento su quello bianco del thumos, del coraggio, e sull'auriga del nous, della ragione, dell'intelletto, che sono rappresentati a loro volta fuori dall'anima, ma nella macrostruttura della polis, dai phylakes, dalle guardie che rappresentano il cavallo bianco del coraggio, e dai filosofi che incarnano invece per parte loro il nous. Quindi dicotomia fra città dei porci e del gregge omologato, acefalo che si muove tra ombre, piaceri vani del corpo, e dall'altra filosofi e liberatori dall'antro caliginoso. Questa metafora del gregge attraversa l'intero corso occidentale, non possiamo qui riprenderla in tutte le sue variazioni e i suoi slittamenti semantici. Nel cristianesimo il gregge assume una funzione anche positiva, l'idea in qualche modo che vi sia un pastore che deve guidare il gregge, recuperare la pecorella smarrita all'occorrenza, trascurando momentaneamente il gregge fedele. Non per caso Federico Nietzsche parlerà di morale del gregge in riferimento a quel platonismo per il popolo che è il cristianesimo, a suo giudizio, la morale del gregge, del risentimento, dei deboli che si organizzano e organizzano il loro rancore verso i forti. Ecco, una storia lunga che passa anche interessante dalla letteratura dantesca, pecore
pecore sono anche in Dante l'immagine del gregge omologato. Uomini siate, non pecore matte, si dice nella commedia. Il convivio si apre nelle prime battute con un richiamo al gregge di pecore che si seguono le une con le altre e precipitano nell'abisso senza pensare. Ma trascurando le molteplici e ricchissime determinazioni della Begriffsgeschichte, della storia del concetto del gregge omologato, voglio spendere due parole dedicandole a Nietzsche e a Hegel, al di là della distanza abissale che separa questi due autori. Nelle considerazioni inattuali Nietzsche dice che l'hegelite è una malattia incurabile, con ciò rivelando il proprio contegno critico e anche spregiativo per molti versi verso Hegel, anche se, come ci ricorda Karl Löwit in Da Hegel a Nietzsche, tutta la filosofia post-hegeliana è una filosofia che rimane, volente o nolente, nell'alveo della grande riflessione di Hegel, almeno fino allo stesso Nietzsche, secondo Löwit, che anti-hegeliano par excellence resta comunque prigioniero della struttura del pensiero hegeliano alla quale risponde provando a rovesciarlo. Bene, l'ultimo uomo di Nietzsche, Der letzte Mensch, è di fatto corrispondente alla pecora del gregge omologato. L'ultimo uomo nietzschiano è colui il quale non crede più in nulla di grande, in ideali, nella libertà, nell'anima. È l'ultimo uomo appagato della volgarità dei piaceri sensibili, più bassi. Una vogliuzza al giorno e una la notte, fatta salva la salute, scrive Nietzsche nello Zarathustra. Una sorta di godimento senza spinte ideali, una sorta di vitalismo da fine settimana, diremmo oggi. La tribù degli ultimi uomini è composta effettivamente da pecore belanti, omologate, che semplicemente mirano a sopravvivere, a conservarsi in vita con qualche piacere che inframmezzi la loro esistenza ovina. Interessante, analizzare, io credo, la tangenza tra la figura dell'ultimo uomo nietzschiano e la figura del servo Knecht, sviluppata da Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, nella figura dialettica servo-signore, poi ripresa anche, come sappiamo, nell'Enciclopedia, dove ritornano alcuni temi sviluppati nella Fenomenologia. Chi è il servo? Il servo è l'ultimo uomo, diremmo nietzschianamente. Il servo è colui il quale, pur di far salva la propria sopravvivenza, rinuncia alla libertà. Si piega, rinuncia a tutto pur di sopravvivere, pur di mantenersi in vita come parte di una tribù omologata di ultimi uomini, diremmo nietzschianamente. Hegel lo scrive: il servo è colui il quale, per fare salva la vita, rinunzia alla libertà. Del resto, il latino servus deriva da servatus, colui che si è conservato al prezzo della libertà. Ecco, forse unendo le grammatiche di Nietzsche e di Hegel, e senza mai trascurare la lezione platonica, possiamo dire che la postmoderna cosmopoli contemporanea è abitata da un gregge indistinto di ultimi uomini omologati che ricordano molto da vicino l'ultimo uomo di Nietzsche e al tempo stesso il servo di hegeliana memoria. Il servo di hegeliana memoria che mira semplicemente, proprio come l'ultimo uomo nietzschiano, a sopravvivere senza slanci di libertà, senza slanci di passione utopica, senza desideri di migliori libertà. L'innesto fra l'ultimo uomo di Nietzsche e il servo di Hegel era già stato sviluppato in alcune parti interessanti del testo di Fukuyama del 92, La fine della storia e l'ultimo uomo. La parte che sempre si ricorda del libro è quella sulla teoria della cosiddetta fine della storia, che Fukuyama sviluppa sul fondamento di un Kojève riletto anche in parte in maniera personale da Fukuyama. Ma la parte forse più interessante del libro è proprio questa volontà di intrecciare Nietzsche, l'ultimo uomo, Hegel, il servo, per leggere il paesaggio contemporaneo, la tribù postmoderna degli ultimi uomini, dei servi che non credono più in nulla se non alla conservazione del proprio corpo e che sull'altare di quest'ultima sono disposti a rinunziare a tutto, alle cure dell'anima, alla libertà, agli ideali. Ecco che davvero allora la cosmopoli postmoderna corrisponde fin troppo evidentemente alla città dei porci di cui dice Platone nella Politeia, una città omologata di pecore che guardano verso il basso e che respingono ora con depressiva rassegnazione, ora con ebete euforia, ogni proposta di ulteriore nobiltà, di fuga anabatica verso l'alto, verso la liberazione composta dall'endiadi esplosiva di verità e libertà.
Ecco, forse ci troviamo davvero nell'antro platonico, dove le ombre hanno preso il sopravvento sulla realtà, dove la libertà viene fatta coincidere con la servitù generalizzata del gregge omologato degli ultimi uomini.